Una partita speciale che va oltre i tre punti in palio, perché Christian Barletta-Futsal Barletta non è semplicemente un derby, è un derby nel derby, visto che si affronteranno due squadre della stessa città. È un contenitore di storie la stracittadina che si giocherà domani al Palla di Sfida Mario Borgia, con fischio d'inizio previsto alle ore 16. Storie di ex e di amicizie che si intrecciano. Non può essere definita una partita come le altre. Abbiamo sempre perso questo derby, ma noi quest'anno, voglio dire, se la classifica ci porta a ritrovarci un attimino in alto, qualcosa vorrà pur dire, quindi noi tenteremo di fare un cambio di rotta e proveremo anche a vincere questo benedetto derby. I punti sono sempre tre quelli in palio, però ovviamente ci sta il primato cittadino, ma alla fine dobbiamo rimanere tutti quanti tranquilli, perché la cosa più importante è che sia uno spettacolo per, penso, le tante persone che verranno a vedere la partita. Per fortuna questa settimana sto lavorando anche tanto, quindi questo mi aiuta anche a non pensare molto alla partita. L'attuale classifica dice Christian, i biancorossi di Roberto Chiareghini hanno 6 punti in più rispetto ai rivali della decima giornata, la storia della stracittadina invece dice Futsal, il quintetto di Leo Ferrazzano sul campo non ha mai perso nei 4 precedenti già giocati, ha ottenuto 3 vittorie ed un pareggio, quest'ultimo diventato poi KO solo a tavolino, difficile in ogni caso fare pronostici. Vi sentite favoriti? No, diciamo che questo è un campionato particolare, molto livellato. Non ci si può mai sentire favoriti, perché anche sabato scorso a Putignano il primo tempo, cioè abbiamo giocato con l'ultimo in classifica, ma il primo tempo è finito 2-1, quindi è stata una partita combattuta, molto campionato, molto equilibrato, quindi da favoriti, voglio dire, magari si pecca pure di presunzione, si rischia pure di perdere. Sono sicuro che se giochiamo come sappiamo giocare, giochiamo da futsal, lo vinciamo tranquillamente. Poi spero solo che i ragazzi rimangano comunque tranquilli, perché alla fine, ripeto, prima di tutto deve essere uno spettacolo per la gente, poi ovviamente cercheremo di vincere. Facile invece pronosticare una splendida cornice di pubblico sugli spalti del Palla di Sfida Mario Borgia, come è capitato già in passato. Christian Barletta, Futsal Barletta può e deve essere una festa di sport.